Io mi chiamo Manuela De Sole e la casa editrice si chiama Edizioni Arpeggio Libero e noi siamo di Lodi. Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi Ewafo, and I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started into this episode. Siamo qua perché comunque noi conosciamo bene questa zona perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare alcuni autori bresciani, tra cui Nicola Fiorin, che è il nostro autore di punta, che con noi ha pubblicato la trilogia di Angelo della Morte, i tre libri Lentamente muore, Il migliore dei mondi possibili e Il canto delle sirene. L'incontro con Nicola è avvenuto anni fa alla Fiera di Chiari, è stato un incontro fortuito perché ci ha permesso comunque poi di allargare un pochino i nostri orizzonti, farci conoscere anche nella zona di Brescia, perché noi essendo di Lodi qua non avevamo modo di farci conoscere più di tanto. E a tutt'oggi abbiamo oltre 150 titoli e diciamo che è un lavoro che mi appaga parecchio perché sono tutto il giorno con la testa nei libri. E no, poi è bello vedere che una cosa che a te è piaciuta e ti ha entusiasmato, poi anche il pubblico risponde e piace quello che tu hai scelto. È sempre stata una mia grande passione leggere fin da ragazzina. Io appena avevo un attimo di tempo divoravo libri su libri. E ovviamente poi negli anni questa passione è sempre di più cresciuta. Poi c'è stato, quando ci sono stati gli anni della crisi forte in Italia, noi venivamo da un altro settore e con mio fratello abbiamo deciso di provare a creare questa casa editrice e pian pianino, da allora ormai la casa editrice ha oltre 6 anni e pian pianino siamo cresciuti. L'abbiamo particolarmente appunto durante le fiere, perché è capitato più di una volta che magari un lettore il quale hai trasmesso il tuo entusiasmo per un libro che ho letto e seguito, che poi abbiamo pubblicato, l'anno dopo è tornato, ti ringrazia perché ha letto un bel libro proprio su tuo consiglio. Quindi quando un lettore torna, si complimenta e dice: "Ah, mi ha consigliato bene", per me questo è molto positivo, è una cosa. Poi vabbè, abbiamo il rapporto tramite anche la pagina di Facebook, ci lasciano magari dei commenti, lasciano dei feedback dopo aver letto i nostri libri e devo dire, tanto per dirne uno, AD 1243, che è il libro storico che hanno scritto i nostri due autori, Marta Tempra e Furio Totti, insieme. L'anno scorso l'abbiamo presentato qua al castello di Brescia durante la revocazione, perché loro tutti gli anni fanno la revocazione dell'assedio di Brescia, e in quell'occasione abbiamo presentato il libro. Quest'anno ci hanno rinvitato a ripresentare nuovamente il libro, non solo, ma loro stessi insceneranno la scena descritta del matrimonio che c'è descritta all'interno del libro. Questo per noi è una grande soddisfazione. Quindi lì non solo sono lettori, ma addirittura un'organizzazione di questi qua che amano fare le rievocazioni storiche, che hanno trovato così rigoroso, così corretto, storicamente parlando, il libro, che vogliono addirittura creare una scena in costume per riprodurre la scena descritta nel libro. Beh, innanzitutto di leggere tanto, perché c'è tanta gente che scrive, ma sarebbe meglio che andasse a fare qualsiasi altra cosa. E poi niente, come con noi, ad esempio, possono mandare il manoscritto, noi non valutiamo subito tutto il manoscritto, noi leggiamo la sinossi e leggiamo una ventina, trentina di pagine per vedere come è stato scritto. E poi chiediamo magari l'invio del resto del manoscritto per valutarlo, ci prendiamo un tot di tempo. Consigliare appunto è magari di rivolgersi a queste piccole case editrici dove, come ho detto prima, investendo di tasca propria, quindi c'è una certa selezione per cui sicuramente hanno
un occhio di riguardo in più a quello che viene scritto. Mentre ce ne sono tante altre che tanto guadagnano sull'autore e quindi puoi anche mandare l'elenco telefonico che tanto te lo pubblicano lo stesso. Lo so, sono polemica, ma mi piace puntualizzare queste cose. Lo so, sono abbastanza polemica in questo, però secondo me la casa editrice a pagamento è un male. Andrebbero proprio eliminate. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehead Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehead Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.